Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono JSmash ed oggi siamo tornati qui su The Binding of Isaac Aftermath Plus con la nostra Random Streak. Allora, volevo parlarvi subito di una cosa. Ovvero The Lost, ok. Va bene, se proprio insistiamo, sì, subito allora. MWT0PDHP. Volevo parlarvi. Allora, se seguite Isaac, almeno dovreste almeno aver sentito parlare del nome di Edmund Macmillan, ovvero il, possiamo dire, il creatore di Isaac e di molti altri giochi, tipo Meat Boy, Timefuck, o altri giochi, o altri giochi del genere. Beh, per chi, io lo seguo su Twitter, perché ovviamente sono anche così, almeno posso anche sapere quando escono i booster pack. Vi consiglio sia di seguire me su Twitter, ma anche Edmund, perché chi è amante di questo gioco, cioè ogni amante di questo gioco dovrebbe controllare le notifiche che scrive Edmund. Non tutte sono ovviamente riguardanti il gioco, però secondo me vale la pena lo stesso. Comunque, ha annunciato. Allora, sappiamo che in questo momento Edmund ha in ballo un bel po' di giochi che ha intenzione di portare avanti. Partiamo con forse il più conosciuto fra tutti, oltre ovviamente ai booster pack di Isaac. Ora parlerò tutto tranne. Attenzione! Parlerò di tutto tranne i booster pack di Isaac. Allora, partiamo con The Legend of Bumbo. The Legend of Bumbo è tipo uno dei giochi più, come dire, con più hype. Perché, già in effetti, prima di tutto, secondo me sarà un ottimo oggetto, un ottimo gioco. Perché, se non sbaglio, è simile, cioè dovrebbe essere un Candy, una sottospecie, da quello che ho visto dai piccoli sneak peek. Dovrebbe essere tipo una sorta di, come si può chiamare? Candy Crush? Beh, in effetti assomiglia un bel po' a un Candy Crush, però roguelike o no. Tipo roguelike o qualcosa del genere. Insomma, qualcosa di particolare. Beh, Edmund lo conosciamo per fare cose sempre molto interessanti e appunto particolari, quindi da lui decisamente me lo aspettavo. Poi, il secondo gioco, dove lui non è che ci, dove lui ci sta lavorando forse anche di più, no, onestamente ora non saprei dirvi, cioè, precisamente, ma il secondo gioco è Ouroboros, ovvero, possiamo dire, il successore di Timefuck. Io ho giocato il primo, molto bello, anche perché ho preso Basement Collection. Costa solo 4€, vi lo consiglio, perché i giochi che ci sono, anche se alcuni abbastanza corti, sono divertenti e vale la pena. Comunque, dovrebbe essere il successore di questo gioco e onestamente non vedo l'ora di metterci le mani, insieme anche a The Legend of Bumbo, ovviamente. E poi è stato annunciato un terzo nuovo gioco che non sappiamo quasi niente. Questo qui non mi piace per niente. E si è attivato l'effetto dei I'm Excited e io ho perso già l'Olimental. Ok, aspettate un attimo, che qua devo. Ok, oh, grazie al cielo. Prendi questo, prendi questo. Prendi i soldi. Ok, comunque, sì. Oh mio Dio, mi sono un attimo perso. Sì, vabbè, comunque, fatto sta che sembra molto interessante questo nuovo gioco. Non si sa molto, si sa solamente qualche, si è visto solo qualche sneak peek e nient'altro, però onestamente, dato che è anche un gioco di Edmund, non vedo l'ora di sapere di più. Anzi, ha anche detto che dovrebbe essere, nella settimana che arriverà, dovrebbe annunciare. Intanto, ok, l'ho presi, va bene. Nella prossima settimana dovrà almeno aggiungere su Steam il gioco. Nel senso, aggiungerà solamente il, come dire, non so come chiamarla, perché non è Early Access. Come posso chiamarla? In pratica quando ti mettono il video
Oh mio dio, ok, non... sono concentrato a giocare con The Lost, quindi dirò molte minchiate molto probabilmente. E quando... cioè, neanche sneak... cioè, possiamo... diciamo sneak peek. Insomma, sneak peek del gioco. Non so se poi manderà un link anche... anche di dove trovare questa pagina, oppure solo i più data minerosi, possiamo dire, che si vanno a sfogliare tutto Steam per vedere le nuove uscite. Non credo sia neanche una cosa molto difficile, però insomma, deve avere una buona volontà per volerlo fare. Ok, intanto Chaos cosa ci darà? Rullo di tamburi. Ok, Book of Revelations non è molto utile per noi che siamo The Lost, però almeno ci porta un po' più vicino a Bookworm. Ok, Cellar 2. Ok, allora tante belle... no, 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 no. Esci subito. È stato... stato spaventoso, è stato davvero, davvero spaventoso. Ok, queste qui erano le notizie riguardo... cioè, non è... no, è vero, non è ancora finita. C'è ancora una cosa. Ovvero, avete presente il creatore... uno dei, dei creatori di Antibirth? Beh, ha intenzione, anzi, è già... come dire, è già stato annunciato e dovrebbe uscire il prossimo mese un gioco fatto da Leather Ice Cream, che è uno degli sviluppatori di Antibirth. E onestamente non vedo l'ora. Se non sbaglio si chiama è tipo una una citazione a com'era, Ghosts and Goblins, se non sbaglio si chiamava il gioco, ora non mi ricordo, che si chiama Spear and... oh mio dio, mi mette a dura mette a dura prova il ricordare questa cosa. Era Spears and Spades, se non sbaglio. Ovvero, tipo, spade... spade e lance. Non so per niente, non so nulla di questo gioco. Cioè, più o meno so qualcosa, ovvero che... lo voglio. Ma sì, dai. Allora, dovrebbe essere un, una specie... oserei dire roguelike, non ne sono sicuro. Però dovrebbe essere una sottospecie di roguelike, gioco difficile, tipo appunto Ghosts and Goblins, se non sbaglio. Era Ghosts and Goblins, non mi ricordo. Credo fosse Ghosts and Goblins il nome del, il titolo del gioco. Però correggetemi sotto nei commenti se sbaglio, sempre se almeno sapete anche di che cosa io stia parlando. Spero di sì. Comunque, sembra anche questo un gioco interessante. Non, non uscirà su Steam. Uscirà su un'altra su un'altra piattaforma che non ho mai sentito nominare. Intanto, a proposito, avete visto, questo è uno dei nuovi oggetti di Afterbirth. Afterbirth, lo sono riuscito a dirlo, credo, suppongo. Intanto vorrei prendere anche questo, se è possibile. 8, 9, 10. Spediamo ultima bomba. Dannazione. Oh mio dio. Devo... eh sì, comunque uscirà questo gioco. Non su Steam, ma su un altro sito che non conosco. Sarebbe bello se uscisse anche su Steam, dato che ci sarebbero più persone molto probabilmente disposte a prenderlo, a comprarlo come, come gioco. Costa, se non sbaglio, costerà 5 euro. E ma io ci farò un pensiero. E mi dà fastidio che non sia su Steam. Mi dà, sinceramente mi dà un bel po' fastidio. Però vabbè, è una sua decisione. Se non vuole metterlo su non vuole metterlo su Steam, onestamente gli direi peggio per lui. Però fa un po' come, come cavolo gli pare. È suo il gioco. E spero che anche che sia un gioco bello, perché ho visto ed è sempre interessante, però onestamente non mi sono informato molto. Ok, boss fight, Haunt. Ok, questo è un boss alquanto pericoloso da combattere.
per via dei suoi spiritelli cattivi, antipatici e per niente gradevoli, infatti. Ok, mi ha già colpito una volta. Ok, stiamo attenti ai suoi attacchi. Non ho bombe per velocizzare il... per velocizzare il combattimento, quindi dobbiamo solo stare attenti. Ok. Attenzione. Ok, GG. The Relic, non lo voglio, quindi al massimo non lo prendiamo. Experimental Treatment lo prenderei volentieri. Ci dà un speed down, range up, luck up, shot speed down. Ok. Sapete cosa vi dico? Intanto abbiamo una faccia troppo strana. Prenderei Relic con la scatola. Lo piazzerei qui. Prenderei la batteria che sta dietro. Quanto sarebbe... Questo oggetto è molto interessante. Mi piace un sacco. Mi piace il... i modi con cui puoi utilizzare questo oggetto. Ok, quindi allora... raccogli tutto. Ok, fantastico. Non so ancora quale sia il limite massimo di oggetti che puoi contenere dentro la scatola, però per il momento a quanto pare fino a 4 arriva. Ok, è arrivata anche... No, stiamo bene così. Ovviamente per chi non sa è uscito e non lo sa ancora, è uscito il secondo booster pack di Isaac, quindi non smettetela di chiedere tutti che cos'è il quell'oggetto che vedete davanti quando ottenete un certo numero di oggetti, perché siamo stufi di sentire commenti su Reddit che chiedono che cosa diavolo è questo. Insomma, guardatevi un attimo il primo, cioè tra i messaggi pinnati su Reddit dai Binding of Isaac. È lì, non scappa. Ok, questo non mi piace. Attenzione. Mio Dio. Tachycard. Questa stanza non mi piace nemmeno. Tutte le stanze con pipistrelli e charger non mi piacciono, perché sono entrambi nemici molto imprevedibili e con anche un bel po' di salute. Ok. Vabbè, comunque questa, per il momento questa run con The Lost sembra andare anche abbastanza bene. Vorrei tanto tenere però una bomba, così posso far esplodere la Drex... la... come si chiama già? Non... Magic... Magic... aspetta, com'era? Magic Mirror, se non sbaglio. Otteniamo un sacco di chiavi, però non era esattamente quello che volevo. Una bomba, per favore. Ok. Bomba, yes. Le bombe. E Little Chad, facciamo così. Io farei cioè questa scatola è ottimo finché non ottieni un D6 o un Petron, qualcosa del genere, perché così ti tieni tutti gli oggetti che non vuoi. In effetti è ottimo. Se ci pensate, è un ottimo oggetto, perché in pratica tutti gli oggetti che non vuoi non li prendi, li metti dentro la scatola e basta. Ok, direi di entrare. Oh, questo ha senso. Mi sento come mi sento di essere tornato a Isaac in Flash, dove potevi comprare a 15 centesimi il quarter che ti dava 25 centesimi, quindi in pratica compravi una cosa e ti dava... In pratica ti compravi tu, cioè comprando le cose ci guadagnavi immediatamente. Peccato che non è più così. Rip. Ok. Stiamo attenti. Qua abbiamo anche, a quanto pare, probabilmente una dirty room. Ok. Stiamo attenti al brutto fungo.
Ok, ottimo. Non abbiamo ottenuto una seconda bomba, quindi... Beh, oddio, forse c'è nello shop. Ora che ci penso, potrebbe esserci. Fatemi controllare. Stiamo facendo una partita con The Lost, quindi prendiamocela con tutta calma. IMAX. Oh, proprio tra tutte le pillole la migliore. Grazie, gioco. Allora, qua avevo piazzato tutte le cose, vero? Sì. Prendi. Prendi il brandy. Prendi il brandy. Ok. Siamo anche entrati lì dentro. Ok, quindi combattiamo il boss. Pip. Pip Champion con già gli occhi che escono, che sono usciti. Ok. Attenzione. Non era proprio il boss che volevo combattere, Pip, in questo momento. Non sono proprio in vena di combattere Pip con The Lost, soprattutto. Ok. No, 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 no. No, morto. Morto. E... Va bene. Va bene. Giocare con The Lost, se non ottieni una buona run, finisce così. Peccato, perché la scatola... Come... Fatemi vedere un attimo come si chiama. Stat items sarà alla fine. Wow, comunque ci mancano davvero pochi oggetti alla nostra collezione. Wow. Wow. Allora, scendiamo. Guardate, cioè quasi è tutto pieno qua. Sì, mi sembra di sì. Mancano solo un paio di oggetti, mi sa. Mi sa proprio di sì. Quante volte ho detto mi sa? Eccolo qui. Come si chiama? Moving box. Qua dobbiamo ottenere gli altri tre oggetti di del nuovo booster pack. Abbiamo già ottenuto tutti gli altri oggetti del primo booster pack. Qua abbiamo ancora un altro paio di cose da trovare, però non credo nemmeno sia così tanto difficile trovarle tutte. Speriamo, insomma. A quanto pare poi Dark Prince Crown è il primo oggetto di Afterbirth Plus. Ah, interessante. Vabbè, comunque, per questo video direi che è tutto. Vi chiedo di lasciare un mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se avete ancora fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto. Prossima run si ritornerà con le Eden Streak. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto salato e ciao!